L'ultima aggressione subita da una dottoressa in guardia medica, registrata una settimana fa a Udine, ha riacceso un campanello d'allarme. La sicurezza dei sanitari è un tema caldo da ben prima della pandemia, su cui istituzioni e forze dell'ordine hanno più volte ragionato per la prevenzione. Fortunatamente, nella provincia di Gorizia la situazione non registra episodi di violenza, come emerso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, che si è radunato questa mattina in prefettura, insieme al vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi. Vicepresidente Riccardi, oggi incontro a Gorizia sul tema delle aggressioni alle guardie mediche. La situazione nel Goriziano rispecchia il resto della regione o è una situazione più tranquilla? Al momento, come ci hanno spiegato il viceprefetto e il questore, fenomeni di questo genere non si sono presentati. Questo non significa non implementare le attività di sorveglianza, di videosorveglianza e di vigilanza, come intendiamo fare. Le forze dell'ordine ci hanno comunicato di aver già intensificato la loro attività, di controllo e quindi noi proseguiamo in questa direzione, avendo anche idea di poter istituire dei collegamenti diretti con le questure, in particolare nei punti maggiormente sensibili. Naturalmente dietro a questo cercheremo di capire quali sono le disposizioni che ci arrivano dal Ministero degli Interni e della Salute, dove ci è stato comunicato l'intenzione di attivare un servizio sperimentale in strutture molto importanti come quelle delle principali città del paese. Quindi siamo a disposizione per svolgere la funzione che è in capo alle aziende sanitarie, le quali sono impegnate anche, dovranno implementare l'attività formativa del personale proprio per cercare di determinare migliori condizioni anche di comunicazione nei confronti di fenomeni che purtroppo si stanno verificando e sono figli di diverse ragioni. L'aggressione al personale sanitario non è un tema che nasce oggi, ma è un tema che anche già prima del Covid si sono registrati diversi casi. E oggi, appunto, dopo il Covid, forse prendono ancora più vigore. Crede che ci sia un collegamento tra lo stress post-pandemico e a livello sociale e questi fenomeni che si protraggono? Ma io penso che noi, insomma, viviamo una società molto diversa rispetto al passato. Penso che il tema delle relazioni sociali, anche con l'utilizzo della tecnologia, abbia portato anche a un comportamento diverso rispetto al passato. È evidente che tutto compone, ogni cosa può aggiungersi rispetto a fenomeni che stiamo vivendo. Penso che sia una situazione complessa che va osservata e alla quale vanno trovate anche delle misure per contenere situazioni che sono inaccettabili. Ecco, un'ultima domanda, si è parlato appunto anche della situazione dei pronti soccorso oltre guardie mediche, c'è il progetto a Gorizia per l'ampliamento del pronto soccorso, cosa può portare questo nuovo progetto alla struttura ospedaliera goriziana? Sicuramente l'ampliamento di un pronto soccorso può migliorare quelle che sono le prestazioni alla quale i nostri professionisti sono chiamati, ma oltre a questo ovviamente ci vuole anche un altro grande lavoro per intercettare bisogni che oggi si presentano, almeno per la metà, in maniera inappropriata all'interno dei nostri pronti soccorsi. Quindi quella è una misura, poi bisogna lavorare sulla medicina territoriale affinché le prestazioni diventino sempre più appropriate. Oggi questo è un grande tema che riguarda l'intero Servizio Sanitario Nazionale.